Qui a Radio 1, un periodo veramente da vertigine, lo commentiamo insieme con il nostro saggista e filosofo Diego Fusaro. Ciao Diego, ben ritrovato. Un caro saluto da Diego Fusaro e grazie dell'invito. Che sta accadendo in Italia, Diego? Sta accadendo essenzialmente questo, che si stanno realizzando tutte le profezie che facemmo nei mesi scorsi, non che fossero particolarmente difficili da fare. Siamo tornati alla fase 1 di questa pandemia del rocchetto, dello yo-yo, che vedrà per molto tempo ancora l'alternarsi di fase 1 e di fase 2, con lockdown come momenti culminanti e con naturalmente la colpevolizzazione permanente del popolo italiano in questo caso, perché se calano i contagi è merito del governo, se crescono è colpa dei cittadini incapaci di rispettare le norme. Siamo ormai di fatto alla fase 1 in senso pieno, stiamo assistendo però, a differenza della fase 1 di marzo-aprile, alla nascita di alcuni moti di protesta, comprensibili nelle loro motivazioni, esagerati talvolta nella violenza che deve essere sempre condannata, chiariamoci subito, però chiaramente c'è uno scontento sempre crescente, legato ovviamente a motivi di lavoro, perché i lockdown e la fase 1 significano genocidio delle classi lavoratrici e dei ceti medi, legati a motivi anche di libertà, perché effettivamente la nostra Costituzione è diventata carta straccia durante questa pandemia, perché in nome del teorema bisogna salvare le vite e la Costituzione viene profanata quotidianamente, la libertà di assemblea passa in secondo piano, la libertà di movimento cessa di sussistere, la libertà di iniziativa diventa un puro flatus vocis. Tra l'altro, piccola notazione, è curioso come gli apostoli del liberismo, che per 30 anni hanno tagliato sulla sanità pubblica, chiuso ospedali a più non posso, adesso si dicano preoccupati per la nostra salute, come se gliene fosse mai importato qualcosa. Ma usano semplicemente questo teorema, salvarvi la vita, come strumento per ridurvi libertà, diritti e per sbattervi di nuovo agli arresti domiciliari. Deve essere chiaro questo, perché se veramente importasse loro della nostra salute non si spiega perché hanno tagliato in maniera vergognosa in questi anni precedenti sulla sanità e sugli ospedali. Ecco, io credo che purtroppo la situazione andrà degenerando, è una analisi, non ovviamente un auspicio. Credo che sempre più assisteremo a manifestazioni, a proteste, purtroppo anche violente, si potrebbe addirittura, temo, arrivare a una guerra civile, se questo è l'andamento, perché esseri umani portati alla disperazione, che non hanno più nulla da perdere perché hanno già perso tutto, rischiano davvero poi di fare gesti inconsulti e dobbiamo assolutamente evitare che questo accada. Del resto lo dicevamo già nelle volte scorse, la militarizzazione del paese, esercito per strada, coprifuoco, vanno esattamente nella direzione di quello che io senza ambagi definisco l'instaurazione di un regime terapeutico, che è il primo regime protettivo della storia umana. Non dice altro se non per proteggervi la vita dobbiamo togliervi diritti e libertà. Ecco, è la bilancia ricattatoria, l'oscena bilancia ricattatoria di questo regime che vi dice dobbiamo garantirvi la salute, la salvezza, per farlo però dobbiamo togliervi uno dopo l'altro tutti i principali diritti, di DPCM in DPCM. Per inciso, già il DPCM è una forma di dubbia validità democratica, perché è l'atto amministrativo che un uomo solo, esecutivo forte, decide senza passare dal Parlamento. Naturalmente ci si dovrebbe domandare cosa fanno le opposizioni, dormono evidentemente, perché non stanno facendo nulla per contrastare questo regime terapeutico, parlano solo di migranti e della solita manfrina che in questo periodo francamente è del tutto volta solo a spostare l'attenzione rispetto all'incapacità delle opposizioni di fare opposizione, perché nelle regioni in cui amministrano, tra cui anche le Marche in cui siete, stanno facendo anche peggio del governo centrale. Questo è il dato inquietante, stanno prendendo misure ancora più stringenti rispetto a quelle del governo, e questo è il dato inquietante della situazione. Io credo che difficilmente si tornerà alla normalità. La vera domanda è quando si tornerà alla normalità. Io temo che non si tornerà alla normalità. Del resto l'ONU ha detto che arriveranno molte pandemie ancora più letali di queste pochi giorni fa. Del resto hanno detto quelli dell'OMS che bisognerà imparare a convivere col coronavirus, perché potrebbe non andarsene mai più. Ecco, hanno creato quello che io definisco il primo golpe planetario, che non è gestito da un singolo stato nazionale ma ricoinvolge tutti, è sovranazionale
e naturalmente si avvale del potere dei singoli stati nazionali, l'Inghilterra di Johnson oggi, domani l'Italia di Conte, l'altro giorno la Francia di Macron, si avvale dei governi nazionali per far valere questo che io chiamo una ristrutturazione autoritaria dei rapporti su scala planetaria. Cioè, il capitalismo iniziava a perdere il consenso, Occupy Wall Street, le giubbe gialle in Francia, e doveva quindi prendere una svolta autoritaria. Insomma, è l'extrema ratio questa, l'ultima carta che le elite neoligarchiche del capitale giocano per evitare di essere rovesciate. E quindi è un po' come dopo il biennio rosso, cara Francesca. Dopo il biennio rosso si poteva o andare nella rivoluzione socialista e cambiare il mondo in un senso, oppure ci poteva essere una svolta autoritaria che mettesse le cose in ordine a vantaggio del potere. All'epoca accadde questa seconda opzione e oggi sta di nuovo accadendo questa seconda opzione. Regime autoritario su scala planetaria questa volta, con massacro dei ceti medi e delle classi lavoratrici, perché stanno producendo a colpi di lockdown una massa, una plebe priva di tutto. L'obiettivo dei lockdown non è salvarvi la vita, sia chiaro, tant'è che in Argentina, che ha fatto il record del lockdown, più di 200 giorni, hanno il più alto numero di contagi. L'obiettivo dei lockdown è portarvi via tutto, ridurvi alla miseria e poi naturalmente abituarvi a un potere incondizionato che da un giorno all'altro può schiacciarvi col suo stivale la faccia senza pietà. Per inciso, se il lockdown fosse servito non si spiega perché adesso ne facciamo un secondo e perché poi in primavera ce ne sarà un terzo. Ogni lockdown dimostra l'inefficacia, direi l'inutilità del precedente. Questo è il punto fondamentale. È un'arma politica, non c'entra nulla con la salute il lockdown. Grazie Diego Fusaro. Se volete approfondire anche il suo pensiero vi invito a leggere l'ultimo suo libro edito da Rizzoli, Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana. Grazie mille filosofo e saggista Diego Fusaro di essere con noi ogni domenica qui a Radiolinea. Grazie, un caro saluto da Diego Fusaro.